Allora, non mi stancherò mai di dire che la cucina romana è una cucina austera. Perché austera? Perché si avvale di pochissimi ingredienti, pochissimi, però hanno una particolarità. Combinati fra di loro, riescono a dare dei risultati incredibili. Il piatto per eccellenza della cucina romana, della cucina povera, il piatto che si usava nelle osterie, è la cosiddetta cacio e pepe. Piatto che andrò a cucinare stasera in onore di tutti voi. Allora abbiamo della pasta, ecco, prego l'operatore di inquadrare la pasta. Questa in tempi non lontani è diventata la mia pasta di lezione, sono i troccoli foggiani. Non sono altro che dei tonnarelli, vedete, quadrati, però hanno una particolarità, anzi due. Sono senza uovo e rilasciano una quantità di amido assolutamente fantastica per la buona riuscita di questo piatto. Poi abbiamo del pepe nero che ho macinato al momento e del pecorino romano. Poi non riuscirò mai a capire perché il pecorino romano lo chiamano romano quando il 99% del pecorino romano è prodotto in Sardegna. Allora, l'operatore che condividerà con me questo lautopasto mi avvisa che l'acqua sta bollendo e quindi mi accingo a buttare la pasta. Sei nidi, perché siamo di appetito forte, molto molto forte. Io e il mio grande operatore, il mio adorato nipote Matteo. La pasta l'ho buttata, ci vediamo dopo. Allora, nel frattempo, prego, ho provveduto a mescolare il pepe con il pecorino e vedete che il pecorino ha assunto questo colore un po' beige, un po' grigio, un po' beige ed è un colore perfetto, secondo me, proprio per la riuscita degna di questo piatto. Lascio un po' di pepe perché non vorrei esagerare, lo lascio per decorare poi il piatto alla fine quando verrà impiattato, appunto. Ci vediamo dopo. Allora, la pasta è quasi cotta e adesso l'ingrediente naturale, indispensabile, essenziale, come dice Mengoni, l'acqua di cottura, che è ricchissima di amido e contribuirà a formare la famosa cremetta. Eccola qua, ne prendiamo una tazza abbondante di acqua di cottura. Adesso andiamo a scolare la pasta e qui è il momento topico della preparazione della cacio e pepe. È il momento topico perché? Perché qui si risolve la cremetta. Si scola. Si mette nella ciotola dove abbiamo prima sistemato il pepe con il pecorino, si mette la pasta e si versa l'acqua di cottura e immediatamente si procede alla mantecatura nell'insalatiera. Immediatamente. Possiamo vedere anche sotto la Sì, luce. ecco qui. Questa è l'operazione più importante. Ecco, vedo l'operatore che Non mi sta. dico il profumo. Ecco, vedete la crema, l'acqua di cottura che agisce sul pecorino? Ecco qua, e si è formata questa bella cremetta. Io direi che come dosi ci siamo. Ci siamo sia a livello di acqua di cottura che a livello di pepe che a livello di pecorino. E avete visto, senza usare olio, senza ripassare in padella, senza mantecare, assolutamente niente, assolutamente niente. Allora, adesso andiamo a impiattare. Andiamo a impiattare. Procediamo con l'impiattamento. Vedete come sono cremosi? Guardate, guardate, guardate che spettacolo di crema. Guardate. C'è mio nipote che si sta deliziando. Adesso prendiamo un po' un cucchiaio per raccogliere la crema che si è depositato. Vedete, guardate, è tutto senza olio, senza padelle, assolutamente in forma naturale. Adesso una piccola decorazione del piatto con un po' di pepe e mettiamo un'ulteriore dose di pecorino a fiocchi. Ecco
Ed ecco qua. Il piatto è pronto, questa è la mia cacio e pepe. La dedico a tutti voi, la dedico a tutti voi. E spero di essere stato utile affinché voi la prepariate. Ah, dimenticavo, l'abbinamento non può prescindere. Dico bene, Matteo? Tutto annaffiato da un ottimo Frascati. Da un ottimo Frascati. E buon appetito da Wolf. Ciao.